Mi faccio, come vi dicevo, i miei controlli di routine. Dovremmo già essere live. Sì, qui lo vedo. Eccoci qua. Su Facebook ci siamo. Bene. Controllo anche gli altri canali. Voi ci siete tutti? Sì, mi sentite? Sì. Mi vedete? Benissimo. Questa è già un'ottima notizia. Vediamo, pare che ci sia già anche qualcuno collegato. Qui siamo anche a posto. Ci siamo, sì, anche su LinkedIn. Bene, direi che è andato tutto a buon fine. La tecnologia ci ha aiutato. Dal vivo, perfetto. Allora posso togliere la grafica che ci copre, così ci vedono anche. Stasera parleremo di startup, sia alberghiere che extraalberghiere, e come gestire la guest experience nel post-COVID, quindi dopo. Se avete domande, mi raccomando, abbiamo tre professionisti. Armando si scusa, non è riuscito a partecipare perché è una riunione Federalberghi Riccione, quindi ci saremo noi. Adesso tolgo anche la grafica che ci copre, ma come vi dicevo, se avete domande approfittatene, proprio perché appunto ci sono dei professionisti che condividono con noi la loro esperienza ormai penso più che decennale in questo ambiente. Quindi adesso ci vedono anche, buonasera a tutti e Buonasera, ciao. benvenuti in una nuova diretta nella pagina appunto Digital Marketing Turistico di Armando Travaglini. Siamo anche adesso live sul canale YouTube e anche su LinkedIn per chi non si è collegato a Facebook. Stasera come ospite abbiamo Grazia dell'Aquila che è un hospitality consulting. E diciamo, lei si occupa, una consulente specializzata in guest experience, quindi tutto quello che è l'esperienza dell'ospite sia online che offline. Poi abbiamo Jonathan Dominic Spada, che è un atelier e anche un designer, penso uno dei più famosi designer italiani, e Paolo Simoneschi, che è un formatore per l'health e il safety. Io ho fatto questa presentazione generale, poi chiaramente loro vi diranno meglio di cosa fanno e di cosa si occupano. Inizierei proprio con Grazia, che è la nostra quota rosa in questa diretta, quindi vai Grazia, qui il Sì. Buonasera, palcoscenico è tuo. grazie. Grazie Bruno per questa opportunità comunque che mi hai invitata e che ho la possibilità di farmi conoscere anche comunque tramite il tuo portale, insomma. E sì, sono Grazia Dell'Aquila, mi occupo di consulenza alberghiera e extraalberghiera, focalizzata soprattutto sulla formazione dello staff, sulla gestione della guest experience, come dicevi anche tu, come appunto creare l'esperienza per l'ospite in struttura, ma anche nella parte, diciamo, online, quindi prima che effettivamente arriva in struttura. Nell'ultimo periodo mi sono abbastanza focalizzata su un progetto legato proprio a come riuscire a rendere la guest experience più digitalizzata e più sicura dal punto di vista proprio dell'health and safety e dal punto di vista della digitalizzazione.
e mi sono proprio mi avvalgo di collaboratori come John e come Paolo proprio perché per rendere possibile questa guest experience. E, lascio la parola anche a loro per l'introduzione, così già non voglio parlare. Non spoilerare. Ecco. Io ho già spoilerato tanto. Vai, ecco. Vai. Ecco, buonasera. Sono Gianna Sendomene Spada, grazie anche a voi per l'invito. Dall'accento forse potete sentire, non sono italiano, sono americano, dalla California, ma vengo da un background con circa 15 anni nel settore alberghiero e poi anche nel design. Diciamo, negli anni passati ho lavorato in Cina, in India, in Bangladesh con progetti sempre di hotel resort, di sviluppo, del brand strategy, del design interni. Mi sono laureato nell'amministrazione dell'albergo, preso la Cornell University, poi ho preso un master in architettura ad interni a Providence, Rhode Island. Adesso a Roma, che sono qui da oltre 7 anni, mi occupo soprattutto della consulenza della brand strategy, quindi mi occupo soprattutto, cioè è un servizio abbastanza 360 gradi che guarda a una struttura, un ristorante, un albergo, anche un brand, un tour operator, una specie di qualsiasi cosa nel nostro settore, e cercare di creare proprio l'experience per gli ospiti, ma anche l'efficienza, diciamo, della gestione della struttura. E quindi vengo con un background molto varie, uso tutta questa mia esperienza per dare dei consigli e strategia ai miei clienti. Chiaro, chiaro. Avendo girato, avendo visto un po' tutto il mondo, penso che conoscerai tutti gli ospiti, le abitudini che hanno, quindi chi meglio di te può sapere come consigliare una guest experience. Eh sì, infatti. Ci manca Paolo. Paolo, eccomi qui, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Sono appunto un safety manager che opera nell'ambito dell'health and safety da circa 30 anni. E sono il general manager della PSS Consulting, che è una società consulenziale che dà, diciamo, un servizio a 360 gradi sia per la safety che per la security. E da una decina d'anni seguo direttamente il settore turistico alberghiero, ricoprendo proprio il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per alcune strutture alberghiere sul territorio nazionale, e in quest'ultimo periodo mi sono trovato, diciamo, ad affrontare insieme a anche il mio team le problematiche connesse con l'emergenza, di cui poi andremo sicuramente a parlare per capire meglio come magari gestirla e affrontarla. Bene, bene. Io quindi a questo punto farei già partire grazie. Lei ci parlerà appunto di quello che si dovrà fare, quello che lei sta facendo per le sue strutture in questo periodo, soprattutto l'importanza che ha lo staff, quindi sempre un human to human, anche se c'è questo distanziamento sociale. L'alberghiero, l'extraalberghiero, l'ospitalità in generale rimane sempre il rapporto con il personale, con l'ospite, quindi sicuramente sì, ho spoilerato anche qui qualcosina, grazie, ma parlacene meglio tu. Sì, allora, senz'altro, sicuramente bisogna partire proprio dal concetto, dal significato della guest experience, quindi capire effettivamente cos'è questa guest experience, ed è quello che effettivamente muove le persone, fidelizza i clienti, li rende comunque partecipi dell'esperienza della struttura creata appunto dallo staff. Lo staff riesce a creare un'esperienza tale da fidelizzare il cliente e da muovere delle emozioni proprio durante il soggiorno per il cliente. Cosa succede però? Che queste emozioni, questi rapporti comunque generati tra staff e cliente si basano su una fiducia, che però avviene anche sull'empatia soprattutto, cioè la capacità proprio dello staff di riuscire a conoscere l'ospite, a capire effettivamente
di come è fatto l'ospite, quali sono le preferenze dell'ospite, e quindi effettivamente come si crea questo rapporto di empatia e di fiducia. E dall'analisi generale che io proprio ho fatto in questi anni, ma soprattutto in quest'ultimo periodo, notando proprio il passaggio alla digitalizzazione, che è molto molto, diciamo, è stato veloce ed è stato comunque molto imminente, si tende ad analizzare soprattutto il comportamento degli ospiti ancor prima che diventano ospiti, cioè ancor prima proprio che prenotino un hotel, da quel primo click che fanno sul sito della struttura. Allora, quando si va sul sito web della struttura, si inizia comunque a compiere delle azioni. Quelle azioni devono essere monitorate. Perché? Perché proprio in quel modo si riesce ad avere già un'idea di che tipo di ospite avremo. Un ospite che ama, diciamo, andare alla spa, e quindi perché ha visionato il pacchetto della spa. Un ospite che magari clicca l'offerta legata al fitness, perché appunto è un ospite che magari è amante del fitness. Ma ancora prima di questo si riesce a capire effettivamente se tramite appunto alle recensioni, alla reputation della tua struttura, se effettivamente è intenzionato a prenotare, è intenzionato proprio a convertire, diciamo, la sua visita in effettivo poi soggiorno. Quindi dall'online, quindi dalla parte che viene fatta online della visita del sito e anche stesso delle recensioni e anche dai pareri di amici e di conoscenti riguardo quella struttura, si passa poi alla fase offline. E quella fase offline è quella che effettivamente poi crea la guest experience, che sarebbe proprio la differenza tra le aspettative di questa persona, tra quello che ha trovato online e quindi quello che effettivamente riceve in struttura. È molto, diciamo, questa parte sembra abbastanza teorica, però poi in realtà c'è tanta pratica dietro. Ma perché? Perché dietro queste due sezioni, l'online e l'offline, c'è il tocco umano, c'è sempre una persona, nel senso, lo human to human di cui parlavi tu è la classica comunicazione che adesso, diciamo, si parla di non più di comunicazione B2B o B2C, quindi business to business o business to customer, ma si parla proprio di comunicazione persone a persona. E quindi cosa voglio dire con questo? Voglio dire che lo staff c'è dietro alla guest experience, quindi se la persona che arriva in struttura deve comunque riuscire a valutare proprio la differenza tra le aspettative che aveva online e offline, e lo staff che ha quel compito di rendere speciale il soggiorno. Come lo rende speciale questo soggiorno? Ovviamente analizzando tutte quelle che erano le preferenze che lui fino a quel momento ha ottenuto già grazie a queste tecniche, diciamo, di analisi che si fa in pre-stay, prima dell'arrivo, e quindi si è capace di offrire una esperienza personalizzata fatta proprio cucita, diciamo, come un abito su misura per quella particolare persona. Posso fare degli esempi: sapere che quella persona preferisce quella temperatura in camera a quei gradi, o il posizionamento delle pantofoline in quel lato del letto, o magari delle intolleranze, parlando comunque di food and beverage, delle intolleranze alimentari. Ovviamente si viene a sapere da prima, si viene a sapere sia dal discorso che dicevamo sull'online, ma anche sul discorso dell'offline. Parlando di guest experience, io proprio mi confronterei con John per il discorso che lui sa benissimo effettivamente di cosa parlo e di come si può rendere speciale un... Esatto, vorrei anche capire da lui la storia, no? Cosa è effettivamente cambiato rispetto a prima, e quindi chi si trova adesso in questo momento in fase di startup, cosa deve ripensare, diciamo, che prima non ci avrebbe mai pensato, ecco. Vado avanti o John? No, con John, vai. Cioè, praticamente, allora, innanzitutto mi piace che Grazia ha iniziato comunque dando una definizione della guest experience. Io pure vorrei, io ancora più teorico, perché io considero la guest experience praticamente il viaggio curato da un brand a chi segue il brand. E quindi questo può essere sia digitale che fisico. Praticamente c'è sempre stato questo rapporto, e quindi ci sono delle strutture di hotel, extra alberghi, che sono più bravi, quelli meno bravi. Però adesso
con Covid, secondo me quello che è cambiato è praticamente i metodi, i canali in cui uno approfitta di questo cioè, di questo rapporto. Quindi se prendiamo Roma come un esempio, sì. Cioè Roma con i turisti, cioè praticamente gli alberghi hanno dovuto veramente poco, diciamo, per riempire un albergo, almeno a un medio di 60% di occupancy. Quindi questo perché ci sono un numero di alberghi alti, bassi, cioè quello che è, secondo i numeri di turisti che ci sono, e siamo a un buon, cioè sono posizionati bene. Adesso con Covid, adesso c'è una concorrenza diversa, quindi quello che stanno cercando i turisti, quelli che vengono, se sono turisti, business, quello che è, chi viaggia, insomma, trovano un altro tipo di concorrenza, cioè loro stanno cercando una tranquillità, una serenità nel loro viaggio, che comunque le strutture devono in qualche modo accomodare, cioè devono soddisfare. E quindi se parliamo del guest experience, questo viaggio che una struttura deve portare, parliamo di un approccio ad hoc, un approccio tailor made per ogni struttura, che deve cercare di attirare quanto possibile cioè i turisti che ci sono. E poi parlando ancora più lontano di adesso, cioè adesso veramente tutto fermo, però se parliamo di, sperando, un prossimo alta stagione, secondo me questa concorrenza comunque ci sarà ancora, quindi ci sarà ancora un forte battaglie tra le strutture, no? Infatti anche sulla ricerca della serenità, della tranquillità di cui parli, Jonathan, proprio esatto. Poi relazionata alla sicurezza, cioè a quei famosi esatto. Protocolli, a quella famosa gestione, diciamo, di sicurezza che deve essere fatta dalla struttura, sia alberghiera che extra alberghiera che sia, proprio grazie magari a professionisti come Paolo, che certo. Riescono adesso a garantire magari la guest experience proprio relazionata alla sicurezza. Adesso se leggi le prime recensioni su TripAdvisor riguardo una struttura, si legge benissimo, mi sono trovata bene, il staff eccellente, aveva la mascherina, staff eccellente, si è dimostrato, diciamo, ci ha indicato la segnaletica comunque del distanziamento, sono comunque recensioni relazionate a questo aspetto, esatto. Che sicuramente Paolo ne saprebbe, ne potrebbe creare proprio un libro e parlarne. Poi Roma è stata, scusami Paolo se ti interrompo, Roma è stata penso una delle città più colpite, tutte le città Milano. D'arte, insieme a Milano, Napoli, Verona, Venezia aveva il problema dell'overtourism, quindi possiamo immaginare quello che ha vissuto e che sta vivendo. Assolutamente. All'interno di una struttura turistica alberghiera, di un albergo, noi ci siamo trovati, diciamo, ad affrontare, una novità come tutte le attività di business, ma in aggiunta a questa abbiamo dovuto mettere in atto un protocollo anticontagio importante con delle SOP o POS, che dir si voglia, quindi delle standard operation procedures o procedure operazioni standard, importanti per tutte le funzioni che chiaramente operano all'interno della struttura, identificando anche gli spazi e quindi il distanziamento che citava Grazia, che è diventato un elemento importante. Le misure di prevenzione adottate vengono, diciamo, applicate con la regola delle 3D: distanziamento, dispositivi di protezione individuale e detersione delle mani. Quindi le 3D le abbiamo dovute di fatto applicare all'interno della struttura, e il risultato è quello che diceva Grazia, che gli ospiti apprezzano appunto che il personale sia conforme a queste tre regole e che rispetti, diciamo, i protocolli impostati. Chiaramente con il passare del tempo dalla prima fase, quindi da
febbraio-marzo, quando si è cominciato a diffondere, diciamo, questa emergenza, adesso anche la nostra conoscenza è migliorata e stiamo, diciamo, traendo esperienza dalle attività svolte, quindi riusciamo a capire meglio cosa che prima magari era vietato a prescindere, adesso viene, diciamo, tollerato, autorizzato e diciamo lasciato fruire al cliente. Parlavamo in un'altra occasione con Grazia e John appunto dei prodotti all'interno del frigo bar che nella prima fase sono stati completamente rimossi non sapendo come poterli gestire e adesso da qualche settimana alcune strutture da noi seguite comunque hanno reimplementato chiaramente con le attenzioni e le procedure necessarie per evitare contagi crociati con questi elementi. Io volevo dire una cosa, Sì, Bruno, prima hai parlato certo. proprio, hai fatto quel... Grazie Paolo comunque per tutte queste informazioni. E, Bruno, prima mi dicevi, no, cosa effettivamente poi cambia oggi, cosa cambierà dopo il Sì, Covid. sì. Questo è proprio diciamo, il punto principale proprio della strategia che uno deve poi, adesso magari darò una spiegazione relazionata proprio a quali sono gli elementi da adottare, proprio da... La Esatto. strategia da adottare. Io ho, diciamo, da una persona che, da professionista che negli anni ho lavorato comunque per grandi catene alberghiere e gestito comunque la guest experience dei clienti, comunque anche nel front office, guest relations. Mi è capitato anche di lavorare a Dubai e quel periodo che ho lavorato a Dubai è stato un periodo dove l'executive lounge che ho supervisionato è stato, diciamo, uno dei executive lounge migliori del mondo in quel periodo nel 2015. Ma perché effettivamente diventa un executive lounge il migliore del mondo? Perché comunque si crea comunque un ambience con i clienti, si crea una situazione comunque di guest experience legata sia all'aspetto comunque della velocità del servizio, al check-in, al check-out, anche stesso durante comunque il soggiorno, alle offerte che vengono fatte, alle amenities che vengono comunque Chiaro. offerte a questi clienti, ma poi a maggior ragione c'è quella personalizzazione che viene proprio creata in base a quelle preferenze di cui ti accennavo prima. Allora, nella strategia digitale che faccio riferimento adesso, io parto proprio dal primissimo elemento che è il check-in online, ovvero in Italia si sa che bisogna fare il check-in alla reception perché comunque è legale. E fare la reception perché bisogna comunque valutare tutti quelli che sono i dettagli, le documentazioni al momento della registrazione proprio fisica della persona al desk, all'accoglienza. Però il check-in online permette comunque di inviare queste informazioni prima e quindi quello che deve fare l'ospite quando arriva in struttura è solo magari ritirare la chiave e quindi viene velocizzato già questo primo processo che una volta magari era appunto lungo e soprattutto adesso si deve evitare comunque per il discorso assembramento, quindi la prima strategia che rende digitale la guest experience al momento in cui si arriva in struttura è rendere il check-in online. Il secondo passaggio è sicuramente quella famosa integrazione tra il PMS, che è il Property Management System, con il CRM, che è il Customer Relation Management. Questa integrazione cos'è effettivamente? Non sono solo acronimi PMS e CRM, cioè sono proprio un binomio che permette proprio di fare quello che dicevamo prima, ovvero capire da prima che l'ospite arriva in struttura, capire effettivamente il tracciamento delle sue preferenze. Questo tracciamento permette di analizzare dei dati. Questa analisi dei dati permette allo stesso receptionist, quando arriva il cliente in struttura, di vedere questa history, questo tracking, questo tracciamento e di capire poi effettivamente anche che upselling fare, che cross-selling fare, perché questo ospite ha fatto già queste determinate azioni da sistema. Quindi è fondamentale oggi, nella digitalizzazione della guest experience, avere dei software, dei sistemi che facciano questo. Poi ovviamente passare alle strategie di marketing, che questo è un altro mondo, però nell'ottica della guest experience sono strategie di marketing che io chiamo customer centered, cioè sono proprio centralizzate
dal punto di vista proprio di quello che il cliente viene prima di tutto, e viene prima di tutto deve assolutamente avere vari canali di comunicazione, ma ogni volta che utilizza diversi canali di comunicazione, alla fine deve sempre sentirsi comunque apprezzato, personalizzato, deve essere riconosciuto. Lui è libero di cercare i vari canali che preferisce cercare e utilizzare, una messaggistica, una mail, una telefonata, ma dall'altro lato lo staff, il personale, l'umano, diciamo, che prende in carico l'experience di questa persona, deve saperla gestire dal punto di vista di tutti i canali, appunto, di marketing. E mi viene in mente adesso anche un esempio, diciamo, del complain che nasce, della lamentela che può nascere in struttura, ma che grazie comunque a strumenti digitali di messaggistica, ad esempio, io se riesco ad avere questo tipo di rapporto con il cliente in struttura, dove magari fare un follow up con un messaggio, capire se il soggiorno sta andando bene, se in quel momento l'ospite mi dice sono abbastanza insoddisfatto per questa situazione, io ho la possibilità, prima ancora che faccia il check out, di trovare una soluzione, e quindi questo evita la recensione negativa e quindi evita tutto quello che è il processo poi legato alla bad reputation che poi può nascere dopo. Quindi sì, ci sono degli elementi digitali di online check-in, CRM, PMS e marketing centralizzato che vedono sempre comunque l'ospite al centro. Molto, molto d'accordo, sì, grazie. Con questo, se posso aggiungere qualcosa, penso che abbia la struttura anche la possibilità, laddove offre appunto dei servizi extra, come dicevi tu prima, di personalizzarli anche in questa fase, perché se ha un ristorante o anche la spa, come dicevi prima, il parcheggio, qualsiasi altro servizio, già conosce il potere d'acquisto, perché ci sono le strutture che offrono diverse tipologie di camera, quindi se un cliente ha acquistato una suite, perché non dovrei proporgli un piatto diverso da quelli che ho o che di solito offro a tutti, quindi un'iper personalizzazione. Invece che ha prenotato, non lo so, un economy, posso decidere di offrire altri piatti, ma anche in base alla nazionalità, quindi da dove sta prenotando. Penso che in questo modo si riesca a scendere molto molto di più nel dettaglio in questa fase, avendo i menu digitali, che prima se ne parlava tanto, oggi è quasi obbligatorio farli per eliminare carta e quant'altro, quindi penso sia un'ottima chance da questo punto di vista. Sì, diciamo che io, che mi ricordo, inviavo le mail del presoggiorno, il tempo che lavoravo appunto per le catene alberghiere, oppure facevo le chiamate prima dell'arrivo. Adesso è sempre necessario fare ovviamente questo tipo di attività, ma aiutati da strumenti comunque di software digitali, che comunque rendono anche tutto più veloce e poi più tracciabile, proprio per questo discorso qua, che in questo modo io so anche cosa offrire, e soprattutto adesso, parlando di extra, di servizi extra, si può immaginare il discorso di avere comunque in camera magari un kit, non so, io sono amante dello yoga, un kit di yoga, posso farmi una sessione in camera comunque di yoga, non necessariamente devo andare in palestra, che poi tra l'altro la palestra adesso viene vista sempre come luogo dove comunque bisogna fare una sorta di, diciamo, un'entrata, diciamo, controllata, aria, programmata, sì, per evitare assembramenti. Sì. E allora io volevo chiedere a Jonathan, perché ho collaborato con lui proprio per una struttura su Roma, Costa Guti Experience, e lì proprio Jonathan può dirci tantissime cose legate proprio all'experience in sé, di contenuti, di legami emotivi che si creano in questo senso, di personalizzazione. Volentieri, volentieri. Poi vi leggo un po' di domande, ci hanno fatto un po' di domande dal pubblico. Va bene. Vabbè, sì, quel progetto della Costa Guti Experience si tratta di una casa vacanza grande, di lusso, al centro di Roma, che abbiamo lanciato nel 2017, quindi pandemia proprio fuori completamente mente. Però diciamo che entra in una discussione abbastanza interessante, pensando del post-Covid, cioè altri, diciamo, benefici di quel tipo di alloggio. Il fatto, cioè, noi abbiamo sempre, diciamo, puntato sulla privacy, sull'esclusività,
Ma adesso però avere un salone di 75 metri quadri proprio nel ghetto di Roma offre anche diciamo una sicurezza, una tranquillità. Comunque non è un passaggio dove ci sono altri ospiti, tanti staff, eccetera, però è un posto tuo. Ovviamente poi abbinato con un senso di pulizia che è affidabile. Però quello, infatti, a livello di guest experience, prima puntavamo molto sulla storia di un posto che non è assolutamente, cioè è assolutamente ancora importante puntare sulla storia, sulla personalità di una struttura e delle persone. Infatti, volevo dire, vi dico velocemente, cerco di dire velocemente, quello che mi hai detto prima, grazie, hai detto che l'ospite viene prima di tutto e devo dire che non sono d'accordo, perché non sono d'accordo Bene, bene. perché, allora, ovviamente sì, loro pagano e quindi sono importanti, però sicuramente lo staff è, secondo me, è importante quanto l'ospite, perché comunque, soprattutto durante una pandemia, è un momento comunque che tu devi chiedere ai tuoi staff di mettersi un po' a rischio, perché stanno lavorando, quindi non è una cosa da scherzare, è una cosa molto importante, di considerare. E è anche importante come noi approcciamo, direttive o come facciamo qualcosa. Praticamente quello che ha detto Paolo, e ovviamente, cioè, uno come Paolo. Infatti, magari mi spiego un po' come funziona noi come figure, come funziona, cioè come funzioniamo, cioè diciamo come lavoriamo. Che una struttura, un albergo che ha bisogno delle procedure per Covid, per creare diciamo delle cose proprio scientifiche, non chiamerebbe a me o a Grazia, però chiamerebbe a Paolo, perché questo che lui lo fa, che è certificato a fare, a creare queste direttive, creare delle regole da seguire, sia nella cucina, sia nella pulizia delle camere, tutto quanto, tutta la struttura. E invece a livello di comunicazione, a livello di diciamo Formazione. esprimere. Cioè, allora, per la formazione dello staff e anche comunicazione chiamano Grazia, perché è una cosa che fai come consulenza, una specie di formazione soprattutto di come formare lo staff di seguire del protocollo e creare un'experience. Mentre chiamano me quando devono, quando una struttura deve fare, deve capire, allora, queste sono le regole che dobbiamo seguire, queste sono, allora dobbiamo ottenere queste temperature, non possiamo più fare buffet, possiamo fare questo modo, e chiamano me a capire come, a secondo il mio brand, cioè nel senso la mia personalità come albergo, la mia personalità come gestiamo, come abbiamo del packaging, del proprio tutta la parte visuale, ma anche della filosofia del posto, manifestato, Come comunicarlo, manifestato. Sì. come comunicarlo, no? Esatto, Come sì. comunicarlo, Ma sì. comunicarlo in tutti i sensi, cioè non solo come promozione, come marketing, però anche proprio come si vive Sì. queste regole. Perché non è che solo perché le regole dicono questo, vuol dire che devono sempre essere seguite nello stesso modo. Cioè poi diventano un po' troppo ospedale, un po' dopo, capito? Sì, Quindi esatto. Infatti questo concetto dell'hotel che non deve diventare ospedale, Paolo, l'hai espresso molte volte, no? sì, infatti, ecco, nella prima fase si è un po' diciamo, ci si è un po' indirizzati alla sterilizzazione a tutti i costi degli ambienti, perché chiaramente questo virus ha spaventato tutti, compresi anche gli operatori turistici. E quindi la ricerca spasmodica della sterilizzazione della camera, no? Cose che tra virgolette prima del Covid non venivano, diciamo, prese in considerazione. C'era sicuramente il livello di igiene che veniva garantito, ma questa, diciamo, ansia alla sterilizzazione di tutto a tutti i costi non era percorsa. Con questo maledetto virus, chiaramente,
molti erroneamente si sono indirizzati verso questa procedura che poi per fortuna anche le autorità competenti, il Ministero della Sanità in primis, con diverse circolari ha fatto un po' ridurre e rientrare in quello che è il corretto, diciamo, indirizzo per convivere purtroppo con questa emergenza per un tempo lungo, purtroppo, ecco. Quindi quello che non va sicuramente fatto è creare ansia sia nello staff che nei clienti che questo virus chiaramente così impattante da creare problemi a prescindere solo se si circola e fa una vita quotidiana più o meno regolare, insomma. Proprio per esempio nel food and beverage, adesso lascerà dei segni, no? Nella guest experience che uno vivrebbe poi nel discorso food and beverage, ci sono dei cambiamenti che uno dovrà poi già. Sostanziali, cambiamenti sostanziali che, ripeto, in passato noi la sicurezza degli alimenti con il sistema HACCP, che poi è statunitense, implementato proprio per il programma Apollo negli anni 60, quindi quando si progettava appunto la missione spaziale dell'uomo, ci si pose appunto la domanda come garantire la sicurezza degli alimenti degli astronauti e si implementò questo sistema HACCP che quindi da 60 anni viene applicato in tutto il mondo perché chiaramente in quella esperienza ha dato un risultato al 100%, quindi nessuna tossinfezione degli astronauti e laddove viene seguito puntualmente questo sistema viene garantita anche la incolumità degli ospiti dei ristoranti, degli alberghi, insomma di chi fa queste attività di somministrazione. E in passato chiaramente alcune delle regole, diciamo, erano applicate con sufficienza, diciamo così, ecco, con sufficienza. Adesso il Covid ci ha portato a stringere in maniera più forte questa applicazione e sicuramente anche dopo il Covid verranno mantenute alcune regole che comunque adesso si stanno implementando, come appunto la colazione al mattino, dove il buffet verrà completamente, diciamo, ricondizionato e forse mantenuto perché dà anche meno sprechi, nel senso che stanno vedendo che questa applicazione attenta e puntuale con le monodosi, le dosi, diciamo, confezionate e quant'altro, è una procedura che alla fine, diciamo, del processo consente anche un risparmio economico perché alcune delle derrate alimentari preparate possono avere, diciamo, una ripresentazione per 2 o 3 giorni, come giusto che sia. Quindi quello che prima veniva, tra virgolette, alienato perché chiaramente lasciato all'aria e quindi lasciato, tra virgolette, a una potenziale contaminazione crociata, adesso con la protezione della confezione può essere riproposto anche il giorno seguente con la scadenza, perché sulla confezione viene scritta la data di preparazione, la data di scadenza, quindi anche, diciamo, l'avventore, il cliente, identifica e certifica che chiaramente quell'alimento può essere, diciamo, consumato. Quindi da questo punto di vista sì, avremo sicuramente dei vantaggi. Quindi se sei una startup alberghiera o extra alberghiera, ovviamente è fondamentale affidarsi comunque a questo tipo di consulenza proprio per il discorso di Come? standardizzare i protocolli, sapere Sì. effettivamente come comportarsi in tutti questi, per garantire la sicurezza al cliente. Assolutamente sì, E assolutamente sì, anche ovviamente le perché certificazioni sono fondamentali, quel discorso del. certificazioni, ecco, io seguo una catena alberghiera importante e ha voluto, tra virgolette, certificarsi con un ente terzo, il Bureau Veritas, come, diciamo, corretta applicazione dei protocolli anticontagio previste dalle normative europee, ma Bureau Veritas è andato un po' oltre, dovendo fare questa verifica un po' in tutte le strutture presenti in varie zone del mondo, ha applicato un po' tutti i parametri che, tra virgolette, anche se sul territorio nazionale non sono applicate, però, diciamo, in altre parti del mondo sì, e comunque danno dei benefici. Vi posso comunque confermare che al momento noi rispetto alle altre parti del mondo, diciamo, siamo un po' più attenti e questi sono anche i risultati, tra virgolette,
un po' minori rispetto magari agli amici francesi o spagnoli che in questo momento stanno vivendo, diciamo, una difficoltà maggiore alla nostra. Hanno avuto un secondo lockdown molto più importante, e quindi diciamo che da questo punto di vista, nella drammaticità del momento, comunque una piccolissima soddisfazione, se vogliamo cogliere anche il bicchiere mezzo pieno, la possiamo registrare anche in questo ambito. E poi Bruno, volevo aggiungere, e ovviamente poi è importante il discorso comunicazione che diceva anche John, perché se io struttura, faccio una cosa del genere, quindi prendo una certificazione da Bureau Veritas o comunque in generale seguo dei protocolli, ovviamente comunicarli sul sito web della struttura. Mi è rimasto, mi ha colpito un chatbot di un hotel sulle Dolomiti, che comunque tu vai sul sito dell'hotel, il primo chatbot ti dice ciao, sono qui per aiutarti, sappi che in questa pagina è presente comunque tutto quello che abbiamo fatto riguardo il Covid e i protocolli, oppure un hotel a Forte dei Marmi che comunque invece parla di dolce vita in sicurezza, quindi fare riferimenti alla parola sicurezza tranquillizza in questo periodo il tuo futuro ospite, no? Quindi io in primis da ospite voglio questo, da ospite di hotel o di struttura extraalberghiera che sia. E poi si è visto anche questo avvicinamento tra i due mondi, tra extraalberghiero e alberghiero, proprio perché tutti quanti poi siamo finalizzati ad un unico obiettivo, che al guest ha sempre ragione, vero John? Il guest sempre... no, nel senso, il guest prima di tutto, probabilmente anche lo staff, anche il personale è fondamentale quello, cioè l'umano, come ritornando a quel discorso di Sì, eh prima. sì. Poi anche la filiera, sappiamo, è così lunga che coinvolgere in questi processi tutto quello che è intorno alla struttura è molto importante perché il cliente si chiede, ok, io arrivo, non parliamo delle grandi città, ma di località più piccole, io arrivo nel borgo tal dei tali, ma troverò qualcosa di aperto? Quindi in quei casi specifici e particolari è importante che venga coinvolto tutto il territorio, proprio per comunicarlo, comunicare insieme che una volta che l'ospite arriverà lì, troverà anche, che ne so, il supermercato, il ristorante, tutto aperto, non solo la mini struttura o la casa vacanza che lo ospita, ma anche un contorno dove può, diciamo, vivere il territorio in sicurezza e con tutte le accortezze del caso. Vi Certo. leggo la domanda, vi aggiungo quella di Gaspare Gattuso, ce l'ha fatta da un po', per questo preferisco leggervela adesso, non vorrei che poi dovesse uscire e non ascolta la risposta, anche se ripeto in differita, poi potrete rivederlo quante volte volete. Grazie intanto a tutti quelli che ci stanno seguendo, sono in tanti, sia vedo su Facebook ma anche su LinkedIn e YouTube, quindi molto bene. Se avete domande, ripeto, approfittatene, approfittate di questi professionisti che si sono messi stasera a vostra disposizione. Gaspari ci chiede: quali sono secondo voi i primi passi da fare per poter mettere in pratica e realizzare un'idea o un progetto di startup extraalberghiera? Oltre a mettere nero su bianco il progetto e il business plan, a chi bisogna rivolgersi? Quali figure, quali professionisti bisogna consultare e contattare per capire fattibilità e modalità di realizzazione della startup? Allora, sicuramente inizio io, poi ovviamente magari chiedo anche a John e a Paolo un confronto. Sicuramente quando si parla di startup, ovviamente una volta gestito, indicato il business plan, quello che è il target, quelle che sono le strategie da adottare, la primissima cosa è ovviamente affidarsi proprio in questo periodo, proprio perché parliamo di post-Covid, è proprio affidarsi a dei consulenti che sappiano come gestire questa parte qui del Covid, cioè della sicurezza, dei protocolli, e sicuramente è necessario questo primo passo. Il secondo passo è il discorso di attivare da subito quelli che sono appunto elementi digital, quindi software comunque abbastanza digitali che riescono da subito in questa startup a velocizzare il processo. Non è che bisogna lanciare una startup, poi magari il CRM si prende si attiva dopo un tot di tempo o il PMS dopo un tot di tempo, bisogna comunque fare da subito, settare da subito dei paletti in questo senso, cioè cercare di lanciarsi subito al meglio e affidarsi a consulenti che facciano questo, e poi ovviamente lo staff non è l'ultimo in
diciamo, come elemento a livello di importanza, ma è sicuramente da fare una selezione abbastanza attenta di personale che sia comunque appassionato a quello che è il mondo dell'hospitality, perché avendo a che fare con le persone, quindi sia nell'ambito alberghiero che extraalberghiero, bisogna comunque saperci fare con le persone, non bisogna magari selezionare una persona che non è motivata in questo senso. Quindi sì, aspetti del Covid, aspetti digital e aspetti comunque di formazione dello staff. Poi ovviamente Jonathan e Paolo sicuramente hanno tante altre informazioni, giusto? Sì, bisogna, diciamo, ecco, capire un attimino, perché chiaramente nel business plan oggi bisogna tenere in considerazione gli spazi a disposizione, soprattutto per la somministrazione, per la ristorazione, quindi quello che magari prima era, diciamo, un business plan con un certo numero di coperti deve essere un attimo rivisto con i distanziamenti e con diciamo, gli obblighi delle procedure Covid da dover rispettare. Le procedure per la corretta igienizzazione delle superfici, diciamo che ci sono delle valutazioni aggiuntive rispetto al passato da dover tenere presenti, e quindi anche nei processi di preparazione nelle strutture, appunto nelle cucine, va un attimo rivisto il flusso e le attività in considerazione appunto di alcune limitazioni che sono legate all'aspetto emergenziale di cui stiamo parlando. Insomma, sì, affidarsi, ecco, a dei professionisti, a un team di persone che possono, diciamo, dare un contributo preventivo. Ecco, io da poco sono stato incaricato su un'altra struttura in apertura sulla zona di Roma il prossimo aprile-maggio 2021, aprile, e con loro chiaramente stiamo un attimo rivedendo proprio questi temi, anche dal bancone della reception, no? Quindi il bancone della reception che prima, tra virgolette, consentiva una vicinanza con, come diceva giustamente prima Grazia, con il cliente, adesso deve prevedere, diciamo, un pannello in plexiglass a modo di, tra virgolette, ufficio postale, che non è proprio a livello architettonico il massimo, ma va previsto, cioè se rimarrà per quel periodo, e purtroppo da quello che ci stanno dicendo lo dovremo considerare ancora fino sicuramente a giugno-luglio del prossimo anno, se non oltre, sperando che si sbaglino, questo pannello in plexiglass sul bancone della reception va previsto. Insomma, ecco, questo è uno degli aspetti, come il distanziamento per check-in, check-out, se non fatto in maniera digitale. Quindi, ecco, questo sono sicuramente cose che in passato nella startup non prendevamo in considerazione. Ho fatto diverse aperture di strutture alberghiere, vi posso garantire che vediamo tante cose, ma questa è una complicazione aggiuntiva. Eh sì. John, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì, concordo con tutto quello che hai già detto, ma io come brand strategist, per me, per un startup, i primi passi sono da capire proprio la vision del startup. Quindi io in questi ultimi mesi, soprattutto con la chiusura di strutture, di ristoranti che dovevano cambiare completamente l'offerta, ho parlato con tantissimi imprenditori e iniziamo sempre con una chiacchierata per capire quello che loro vedono, cioè capire quello che vogliono. E da qui iniziamo un percorso di creare una strategia per realizzarlo, se vuol dire di costruire un team di altri professionisti o quello che serve. Però ovviamente in qualsiasi tipo di startup, cioè, cambia molto tutte le esigenze, quindi, però secondo me, cioè, alla base di tutto non si può fare niente senza avere un'idea, cioè proprio un vision, un punto di vista di cui iniziare, perché io parlo con tanti che vogliono copiare un'altra, cioè vedono un altro ristorante che va bene o vedo un altro hotel che va bene, non mi interessa molto lavorare con qualcuno che vuole copiare qualcos'altro. Io cerco di riindirizzare o troviamo un altro accordo, però è importante avere comunque un autentico strada di
vision per il tuo business. Posso aggiungere una cosa, Sì, Bruno? certo, devi, sì. Sicuramente però un errore che non è da fare è pensare che poi basta, diciamo, il discorso sicurezza, protocolli, per dire sto al passo con i tempi, verrò scelto dai clienti, invece no, è un aspetto tra i tanti, ma comunque resta comunque la struttura con tutte le sue capacità, con tutte le sue strategie, con tutti i contenuti, i legami che deve comunque sempre creare, non basta soltanto quell'aspetto lì. Esatto, come diceva poi John, è bello avere a che fare sempre con strutture uniche, anche se sappiamo che non saremo mai la Ferrari, la Coca-Cola, la Apple, però in qualche modo dobbiamo distinguerci da tutto il resto, perché se no saremo una commodity, un qualcosa di facilmente intercambiabile con qualsiasi altra cosa. Se scegliamo tutto arredamento IKEA, per esempio, e trovi le stesse foto su 10 strutture, cosa ti fa scegliere una piuttosto che l'altra? Sicuramente sì, Assolutamente. il servizio sicuramente sì, ma anche la parte quella che segue penso più John del brand, proprio della vision, ma anche effettivamente di come viene arredata, penso, la struttura, no? E quello ha, secondo me, un impatto immediato su chi sceglie, perché si parlava proprio chi arriva sul sito e vede le foto. Magari a volte ti sceglie pure per la foto che gli è piaciuta tanto, se non ti conosce, oltre che per recensioni, brand reputation, eccetera. Ma le foto, io penso, rimangono sempre al primo posto, oltre alla vicinanza, località, diciamo, dove è ubicata la struttura, quella rimane sempre la prima scelta da parte del cliente. Poi sì, io vi leggerei un'altra domanda di Angelo, che è abbastanza interessante, non è off topic, aspetta che l'aggiungo al broadcast. Lui ci dice: buonasera a tutti, mi scuso se off topic, ma non è tanto off topic. Dice: secondo voi, in quale momento della customer journey, e più in particolare in una ipotetica landing page, in quali punti posizionare i riferimenti alle misure di sicurezza legate al Covid? Già era stato detto qualcosa. Se volete, non so, aggiungere qualcos'altro? Sicuramente se posso intervenire Sì. io, essendo diciamo, la struttura già indirizzata ad applicare le norme di sicurezza previste dalla normativa, decreto legislativo 81, è un numero ormai noto a tutti, in quell'ambito chiaramente si possono inserire anche diciamo, i protocolli di sicurezza per l'emergenza che stiamo gestendo, essendo un rischio biologico, di tipo biologico già contemplato per altri aspetti nel settore turistico alberghiero, questo potrebbe essere la corretta collocazione, quindi nella parte safety della struttura alberghiera chiaramente va collocato tutto ciò che è protocollo anticontagio, quindi regole di sicurezza, procedure standard e quant'altro, insomma. Ok. Sì, il discorso che dicevo prima era un po' pop di questa pagina web che appunto appena andavi sulla pagina web c'era appunto il discorso sui protocolli, oppure se non erro, Il John, con chatbot dicevi tu sì, anche. il chatbot, sì, oppure il ristorante che hai seguito tu nell'ultimo Sì. periodo, le hai messo in una sezione specifica che anche mi è piaciuto come è stato inserito, parlando proprio di sicurezza. Sì, diciamo che abbiamo deciso di avere trasparenza, cioè era un post dedicata, cioè un post su blog che abbiamo creato, che era dedicata al piano del ristorante nel caso che ci fosse un caso positivo di Covid. Era di essere trasparente perché io ho notato, cioè io seguo tantissimi ristoranti in tutto il mondo, seguo tanti ristoranti negli Stati Uniti che mi piacciono tantissimo e alcuni di loro hanno avuto purtroppo questo caso positivo e ho visto come hanno comunque reagito. Mentre qui a Roma o in Italia comunque pochissimi ristoranti ho visto, è vero, siamo molto bravi, però ho visto pure che comunque diciamo che è abbastanza diffuso da virus, quindi io
io vedo più come una specie di tabù, una specie di stigma che c'è contro qualcuno che, cioè, se c'è un ristorante che c'è un membro di staff che è positivo del Covid, vuol dire che quel ristorante non è affidabile, quel ristorante ha ignorato di fare delle cose, e io lo trovo questo non giusto. Lo trovo una cosa abbastanza di basso livello, non corretto. Esatto, cioè, in realtà dovremmo capire che comunque è una cosa che in tutto il mondo, cioè in tutti gli ambiti, comunque uno può essere contagiato, e il ristorante fa tutto quello che può fare, cioè comunque ovviamente con tutti HACCP, in un ristorante, cioè un ristorante non dovrebbe essere cancellato perché succede una cosa del genere, e quindi per questo ristorante abbiamo deciso di prendere più sull'offensive, di mettere questo questo post dedicato, una pagina, sì, dedicata, Dedicata, sì, che poi abbiamo incluso sia nei social, abbiamo diffuso anche nel newsletter, abbiamo messo dappertutto, perché per noi era importante che, cioè, era soprattutto di fargli capire che sì, stiamo prendendo tutte le misure possibili, però facendo tutto possibile è ancora, non è impossibile che succeda una cosa del genere, e quindi volevamo essere pronti e non reagire nel caso che, capito? E soprattutto non ignorarlo. Comunque a me ha colpito una catena americana di alberghi che ha invece poi iniziato una sorta di, diciamo, di marketing centralizzato sulla famiglia, sul senso della famiglia, proprio in questo periodo, cioè non ha diciamo caricato sul sito delle immagini relative a immagini con la mascherina o magari igienizzazione, ma ha creato proprio, si chiama una campagna Welcoming You as a Family, e vedi in ogni singola pagina di questi hotel nel sito web vedi proprio le immagini della famiglia che si diverte in hotel, quindi un po' un attimino, diciamo, dici vieni da noi, ti facciamo sentire al sicuro, però te lo dimostriamo non con mettendoci la mascherina, mettendo quindi questo elemento sul sito, ma mettendo il senso della famiglia, oppure un'immagine dove magari si divertono a giocare nella stanza dell'hotel. Quindi anche, diciamo, mostrare questo messaggio, ma anche non necessariamente con il discorso ok, io comunico che uso una mascherina, comunico che uso l'igienizzante, però c'è d'altro canto anche chi invece lo deve anche fare, non so, sui social è necessario postare, o magari ogni tanto, ovviamente io non mi occupo di social media management, però comunque vedere sul profilo di un hotel dei post che attuali, che risalgono alla situazione, mi dà più senso di trasparenza, e invece vedere dei post che risalgono a 3 anni fa, soltanto perché magari mi vuoi riconvincere a prenotare, quello no. Questo vale anche per la struttura extraalberghiera. Condividere delle experience che puoi fare nel giardino, nell'orto, nella campagna della masseria fuori città è necessaria, proprio perché dici ok, queste strutture esistono e ci stanno dimostrando che effettivamente si può ancora vivere una guest experience, ma non necessariamente però con questo timore e questa insicurezza del... Che hanno reagito, chiaro, e si sono riorganizzati. Sì. Io qui vi ho messo nel broadcast la risposta di Gaspar, che vi ringrazia per le vostre risposte sempre super efficienti e con interventi che meritano approfondimenti. Mi ricollego giusto brevemente a quello che ci chiedeva Angelo, quindi in quale momento della customer journey. Secondo me va fatto vedere in tutti i momenti, cioè ipotetica landing page, le misure di sicurezza bisogna farle vedere in qualsiasi momento, cioè sia quando il cliente, in modo diverso magari, questo sì, ma sia nel momento in cui lui ti cerca, comincia a prendere informazioni, se tu pensi di fare per ogni momento delle landing page ad hoc, dovresti comunque comunicarlo sì in modo diverso, fino ad arrivare poi nel momento in cui lui prenota, a dargli tutte le informazioni, come diceva anche Paolo, ma anche John, grazie, tutte le informazioni, cioè cosa lui effettivamente troverà, se hai animazione, se hai qualsiasi servizio, come effettivamente lo hai riorganizzato, perché se viaggia con famiglia, con figli, deve sapere effettivamente cosa farai, non può immaginare che potrà fare l'animazione o potrà usufruire della piscina,
giochi come si faceva l'anno scorso, come si faceva prima del Covid. Quindi io penso che deve essere sempre più approfondito e sicuramente nell'ultimo step, nella conversion lì, deve avere tutte le informazioni di cui necessita, perché se no rischi anche di perderlo. Nell'insicurezza va a scegliere qualcuno che già dà tutte queste informazioni in modo chiaro. Non so cosa ne pensate voi. Giusto, Sì. giusto. È la Sì, secondo me in questo comunicazione. momento, cioè secondo me mettendo anche vicino il prezzo qualcosa rispetto a qualche misura che stai prendendo, cioè anche un link per approfondire, però secondo me in questo momento tutti che prendono un albergo hanno bisogno di vedere che l'albergo sta facendo qualcosa, se poi guardano di più o no, vedono loro, però è importante secondo me vicino al prezzo. Mettere comunque in evidenza Ah, le ecco. misure anti-Covid. Ma poi ci sono, dimmi, dimmi, No, ci c'è sono. scritto, scusami, c'è scritto Angelo, mi spiego meglio con una provocazione. A livello di percezione, è giusto inserire un riferimento alla sicurezza già nel claim del leader? Allora io qui in questo caso per me no, poi rispondete magari anche voi. C'è chi addirittura su Booking, ho visto che si è scritto il nome della struttura e in più ha aggiunto: ci siamo attrezzati per Covid o comunque cose strane nel claim del leader, io non le metterei. Poi non so voi cosa ne pensate. No, neanche per me. Perché non è No, il messaggio io penso. principale, è uno dei messaggi essenziali, ma non è il principale. Cambiare il claim per il Covid mi sembra un po' eccessivo. Sì, io Però ho si visto pure un hotel, un anti-Covid hotel. Ah, Non so manco che ci un sia, com'è COVID-free. possibile. Sì, tra prima, sicuramente è il primo hotel di avere un caso positivo, dico io. Ma. Sì. No, ma comunque sicuramente avendo tanti canali di comunicazione, poi diventa inaccettabile che magari non si ha quella comunicazione giusta che il cliente dovrebbe avere, che l'ospite dovrebbe avere prima di arrivare in struttura. Cioè, se vado sul suo profilo o social, sito, qualsiasi tipo di canale, comunque devono esserci dei riferimenti che non siano troppo ossessivi, ma siano comunque di tranquillità, di serenità e Esatto. che offrono l'opportunità comunque di. Io ti ripeto, io da ospite cercherei questo, da futuro guest di hotel o di Esatto. strutture extraalberghiere. Esatto. Io vi faccio un'ultima domanda, abbiamo un po' sforato, ma abbiamo, penso, spero che abbiate altri 2 minuti. Si parla sempre di effetto wow. Questo effetto wow oggi, com'è possibile? Perché tutti si aspettano sia online che poi offline, quando arrivano in struttura, un effetto wow. Come possiamo offrirlo? Come possiamo, diciamo, garantirlo in questo periodo che penso che è molto difficile, dal breakfast fino all'accoglienza, con questo distanziamento è un po' difficile. Allora, c'era ovviamente parlando di experience in generale, la possibilità comunque di riuscire a sapere il target, il profilo del tuo ospite, perché sempre per il discorso che fai una profilazione, un tracciamento, sai quello che preferisce, sai se è una famiglia, sai se è una coppia, sai soprattutto se viene per festeggiare il compleanno, il viaggio di nozze, quindi in base proprio a queste informazioni riesci poi a creare l'effetto wow della torta a colazione, che poi anche questa è da rivisitare, anche il discorso torta a colazione, bisogna capire bene il discorso post-Covid, però comunque nel senso è sempre in sicurezza, oppure è una famiglia con bambini, le preferenze dei bambini, c'è tanto da fare, ma sempre però in base a quello che gli ospiti condividono. È stato anche proprio detto recentemente che da uno studio fatto da Zendesk, dice proprio che gli ospiti sono felici di dare tutte le informazioni personali affinché vengano utilizzate proprio per rendere wow l'experience. L'hanno proprio detto, cioè potete utilizzare tutte queste informazioni, l'importante è che vengano poi, cioè, in cambio ottengo una sorta di soggiorno speciale. Quindi effettivamente sono anche contenti poi di ricevere questo. Bene, bene. Paolo, John, voi avete altri suggerimenti? Da questo punto di vista confesso la mia ignoranza, quindi Ok, chiaramente ok. grazie
ha sicuramente molte più Chiaro, competenze. chiaro. No, però io credo che anche col discorso, anche quello che lui ha detto stasera, le persone comunque in ascolto in generale, anche quello dà una sorta di wow effect per chi ascolta, Sì. proprio perché guardi con occhi diversi anche l'ambito della sicurezza, no? Quando vai nella struttura, perché sai che comunque dietro ci sono professionisti che hanno garantito questo. Eh sì, eh sì. Secondo me in questo periodo l'effetto wow si può fare se tu riesci a far dimenticare i tuoi ospiti Il Covid. che stanno vivendo durante una pandemia. Perché in questo momento, cioè praticamente, Li soprattutto proviamo all'inizio, tutti. capito? Soprattutto all'inizio del lockdown a Roma, cioè comunque era un momento molto particolare, ma dovevi restare a casa comunque per forza, poi per mesi, 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 comunque ti cambia, diciamo, le piccole cose che godevi prima non ce l'hai più. Quindi, secondo me, però. Il concetto che io lo uso sempre è il fatto che hospitality è una cosa gratis, cioè hospitality è democratico, cioè hospitality è una cosa che non ti costa niente di dare ai tuoi ospiti quando gestisci qualsiasi tipo di struttura nel settore. E la creatività di poi dare hospitality è quello che vince sempre su tutto. E non deve costare tanto, in realtà per me, cioè, infatti prima Bruno tu hai detto no, non, cioè, anche se non sei la Ferrari, questo o quell'altro, cioè uno pensa sempre al lusso e soldi, e certo soldi ti aiuta a creare il lusso, però un certo senso di lusso, ma il lusso può essere anche costare, cioè, può anche costare pochissimo, e il lusso basta che dai l'attenzione a qualcuno, cioè tu vai anche a casa, qualcuno ti ha pensato, ti ha cucinato la cena, quello è già un po' un lusso. E quindi non dobbiamo pensare che sempre non possiamo dare qualcosa in più, non possiamo dare qualcosa che ci fa valore perché non abbiamo i soldi. Soprattutto dobbiamo pensare con i soldi che abbiamo, cosa possiamo fare per aggiungere un valore Esatto. importante. E quindi questo effetto wow, magari ti costa più in tempo di fare una ricerca o di pensare per tua struttura cosa può essere. Però sono investimenti che poi durano a lungo, Certo. perché comunque tu hai un punto di Creano vista concreta e un creano approccio. ricordo, creano memories, ricordi e quindi ritornano poi in via. Assolutamente, Esatto. assolutamente. Io mi riferivo lì più agli investimenti di marketing, diciamo, alla disponibilità che loro hanno per investire nel brand e far riconoscere soprattutto il brand. Mi riferivo più a quello che all'experience. Va bene, io guarda, vi ringrazio, ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito, sono ancora in tanti collegati, Grazie. anche sicuramente, come vi dicevo, rimarrà live, quindi in differita, probabile che vi faranno delle domande, se avete voglia e piacere potete rispondere. Il video rimane sia qui sul gruppo di Armando, anche nel YouTube e quindi nel LinkedIn, per cui probabile che riceviate delle domande in uno di questi tre canali. Io Va bene, vi grazie. ringrazio, Grazie a te, grazie a te. grazie a te dell'ospitalità, Bruno. buona serata e speriamo di rivederci presto con notizie migliori. Assolutamente. Certamente, grazie. Ciao a Ciao, tutti. ciao a tutti, Ciao, buona ciao. serata. Ciao, ciao, ciao.